Ciao, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video diverso dal solito, non parliamo né di cosmesi, non parliamo di uncinetto né maglia, che è un po' che non ne parlo, ma vi ho detto nel video scorso che ho ricevuto un grossissimo regalo. Il contenuto di un vecchio baule della nonna, possiamo definirlo così. E volevo condividerlo con voi. Mi avete espresso il vostro parere positivo nei commenti dell'altro video e quindi proprio una chiacchierata tra amiche. Siete nella mia cucina, per chi vuole offro un caffè, per chi vuole una tisana e così ritorniamo un po' nel passato, nelle case delle nostre nonne, delle nostre zie con dei lavori che purtroppo adesso non si fanno quasi più, o meglio, non si fanno più, nel senso che le ricamatrici vanno via via scomparendo e anche il farsi la biancheria in casa, ricamarla, non è più di moda e non è più neanche forse necessario. Ormai i ragazzi giovani da adesso, io non lo sono. Giustamente amano la praticità, amano avere un corredo colorato, molto easy, no? Che si me possa mettere in lavatrice. Alcune cose di quelle che vi farò vedere magari si possono mettere in lavatrice, ma con una certa accortezza. E comunque così facciamo una chiacchierata nella mia cucina. Volevo condividere con voi questo tesoro che io trovo veramente inestimabile. Magari alcune volte mi alzerò perché ci sono delle cose che sono abbastanza grandi, ma non è importante che vediate me, ma che vediate il contenuto di questo meraviglioso baule che mi è stato veramente regalato da una mia zia che a livello di parentela non è proprio una mia zia, è la cugina del mio papà. Mio papà era figlio unico, o meglio, aveva un fratello che è morto in giovanissima età e la mia zia aveva anche lei un fratello che è morto giovane. E pur essendo cugini, sono cresciuti proprio come fratelli e si sono voluti un bene pazzesco fino a quando il mio papà è morto. E io continuo ad avere con questa zia e con le mie cugine, che sono le sue figlie, un bellissimo rapporto. Io poi, essendo figlia unica, sono proprio cresciuta con tutti quelli che erano i figli, delle cugine e dei fratelli di mia mamma. Mia mamma aveva 8 fratelli, quindi ho veramente un parco cugini molto abbondante al quale io sono veramente molto molto legata, come se fossero dei miei fratelli. E niente, partiamo così. Io non ho un passato, o comunque nella mia famiglia non c'è mai stato nessuno che ha ricamato. Mia mamma non ha mai ricamato, non è capace di ricamare. Ha sempre però rammendato, ha sempre lavorato a maglia tantissimo, lavorava anche su commissione, lei era veramente bravissima, adesso non riesce più a farlo perché con l'artrosi nelle mani gli provoca dolore, quindi non lo riesce più a fare. Avevo una nonna che era la mamma di mio papà che da giovane ricamava e era molto brava nel fare il filè. Infatti le tende, le mie prime tende che mi sono confezionata quando mi sono sposata, le tende della sala avevano all'interno dei tableau di filè che aveva fatto la mia nonna e devo anche capire dove li ho messi perché poi una volta che le tende le ho cambiate ho però tenuto qui dietro, vedete la coda di Cody che qualche amica voleva vedere. Cody, vuoi uscire? E adesso esce perché ha sentito la vicina che se potesse ucciderla la uccide perché gli ha dato delle scopate sulla testa e quindi questo se l'è presa a morte, nel senso che di solito è un cane buono, giocherelloso, magari molto, come dire, sì, adesso andiamo, molto, non aggressivo, non so come dire, contento di vedere le persone e a volte magari fa anche paura, ma non fa nulla.
Ma questa vicina, quando lui abbaiava dalla rete, gli ha tirato due o tre scopate sulla testa, che poi voglio dire, un cane, cioè tu parli, il cane abbaia, fa niente, ci sono persone che non hanno compreso questa cosa, poi era nel nostro cortile ed era un orario tipo le 5 del pomeriggio, cioè questo poi rientra in casa, non abbaia più per tutta la vita e nulla, lei ha paura di questo cane, solo che adesso lui fa di quei salti, io ho una rete che divide il cancello, che è circa alta 2 metri, lui fa i salti e alcune volte sembra che passi proprio di là per sbranarla. E questo vi dice tutto. Adesso lo faccio uscire un attimo e poi cominciamo il nostro svuota baule della nonna. Eccoci tornati, adesso possiamo cominciare a svuotare, il nostro baule. Vi anticipo che sarà un video lunghissimo e che probabilmente lo dividerò in due puntate per non tediarvi troppo, anche se so che chi è appassionato di queste meraviglie non si annoia, però poi ve lo potrete gustare come meglio credete, insomma. Allora, l'unica cosa che non è di abbigliamento e che potrebbe sembrare anche un po' kitsch è questa decorazione che vedete da appendere, penso vicino al letto, non lo so, comunque, ah, è anche al contrario, scusatemi, ok. Questa decorazione che ha questa nappina in fondo. Che ha questa applicazione di madreperla e se voi vedete c'è la natività. Questa sicuramente la vorrà la mia mamma che lei ama queste cose e se la prenderà con le sue acquasantiere da parte al comodino. Però anche questa andava gettata e davvero mi sembrava proprio uno spreco. Ma cominciamo. A spot, io non ho. Le ho guardate molto velocemente quando la mia zia me le ha fatte vedere, ma poi vabbè, ci abbiamo messo tantissimo perché poi abbiamo ricordato la zia che le aveva ricamate, da dove venissero. Alcune cose non sappiamo neanche da dove arrivino, però insomma, dovevano svuotare una casa molto, molto vecchia ricevuta in eredità e tutte queste cose oramai non le voleva più nessuno, neanche le mie cugine. Io sono un po' vintage su queste cose, quindi le ho accettate veramente. Molto molto con molto molto piacere. Allora, questo e poi vi farò vedere perché poi la zia qui staccava, attaccava perché voleva fare. Questo è stato proprio staccato, è proprio un pezzo, come potete vedere, ed è un portabiancheria che io sicuramente rimetterò in essere, quindi farò proprio due puntini con la macchina da cucire dove lo cucirò. Qui ci sono i bottoni. Vedete? Spero che si veda, ok, perché poi c'è la luce. E chiudendosi c'è questa decorazione meravigliosa fatta con il punto in taglio, con vari tipi di orlogiorno e poi c'è questo smerlo fatto così ed è meravigliosa. Io questa sicuramente la ricucirò e poi ci andrò a mettere la mia biancheria. Io le trovo molto comode, queste buste le uso sempre quando andiamo in vacanza, ci ripongo la biancheria mia, la biancheria di Paolo, quella di Lucia, così anche nello zaino, nella valigia rimangono tutte ordinate e sono comode nonostante siano vecchie. Poi abbiamo una salvietta, guardate che meraviglia, questa è una salvietta di puro lino, lo si sente, è stupenda. Ed è una salvietta che ha questo punto in taglio. Qui, tra l'altro, abbiamo notato che c'è una piccola rottura e che se riuscirò farò un ricamo, perché poi dovete sapere che io, come vi dicevo, non ho un passato di zie, nonne, ricamatrici, o meglio. La zia ricamava, dalla parte della mia mamma nessuno ha mai ricamato, hanno sempre solo lavorato a maglia, ma la mia nonna è venuta a mancare che io avevo 12 anni e non ho mai avuto la voglia a quell'età di imparare a ricamare. Poi crescendo e la mia mamma comunque mi ha trasmesso l'amore per queste cose. Io vi raccontavo l'altro giorno che ho una dote consistente, consistente nel senso che ho tipo ancora 30 lenzuola che non ho mai utilizzato, anche se alcune lenzuola, quelle che adesso abbiamo con gli angoli e prima non avevamo con gli angoli, le ho sostituite con dei lenzuoli più comodi con gli angoli, ma vi dirò che quando fa caldo ed estate
e uso le lenzuola di lino che non hanno gli angoli, ma che lasciano il letto perfetto, è un altro dormire nelle lenzuola di lino, nelle lenzuola di quel cotone, come si chiamava? Forse pelle d'uovo, che era anche quello che si utilizzava per i lettini dei bambini, no? Io ho avuto ho tantissime lenzuola dei miei bambini, le ho tenute tutte perché so che queste cose, anche se i miei figli sono moderni, se mai avranno dei figli, se mai si sposeranno, queste saranno loro, insomma. E quindi nulla, io poi mi sono fatta, avevo già il Mattia e il Pietro piccolini, mi ricordo che ho fatto anche il telefono, un attimo, anzi lo tocchiamo subito perché è una spam. E non ho voglia, ok. E a questo punto do anche indietro al volume. Bene, non ho voglia di tagliare. E siccome abbiamo detto che è una chiacchierata nella mia cucina capita anche questo, come sicuramente nelle vostre. Vi stavo dicendo, avevo i bambini piccolini e tramite una collega, due colleghe di Paolo, e Paolo fa il maestro di scuola elementare, uno dei pochissimi uomini che fa il maestro di scuola elementare e fa il maestro di sostegno. E avevo così espresso la voglia di fare un corso di ricamo classico, di ricamo classico, e così abbiamo fatto una decina di lezioni a casa mia perché io avevo bambini piccoli, però erano molto bravi, loro alle 8 andavano a letto, dormivano fino alla mattina alle 6, ed è per quello che ho avuto tre figli, altrimenti non sarei riuscita io, che poi non ho assolutamente pazienza. E abbiamo fatto un corso di ricamo classico, quindi abbiamo imparato tutti gli ordini a giorno, abbiamo imparato il punto pieno, ma poi io sono sempre stata molto intraprendente, quindi mi compravo mani di fata e mi allenavo, mi sono ricamata un sacco di asciugamani, un sacco di salviette, poi ho imparato il punto croce, poi il punto croce con il retro perfetto, poi ho capito che il retro perfetto non mi interessava più, quindi ho lasciato perdere, insomma. Il ricamo è un'arte che mi è sempre piaciuta, che mi piace. Adesso il punto croce faccio un po' fatica perché alla sera non ci vedo più molto bene. E vabbè, vi sto raccontando un po' di me e della mia vita, ma va bene anche così. Ecco, vi stavo dicendo, questa è una salvietta bellissima con questo pizzo, che non riesco a capire se è fatto all'uncinetto, ma probabilmente sì, perché è un pizzo fatto a mano. Vediamo se si riesce a vedere la finezza di questo pizzo, guardate che meraviglia. Poi c'è tutto l'orlogiorno e tutto questo ricamo spettacolare. E anche questa la lasciamo lì. Ecco, io queste le utilizzo da sempre, ne ho tipo una cinquantina che la mia mamma mi ha fatto di dote. Ai tempi, anche se i soldi non c'erano, perché la mia mamma faceva la casalinga e il mio papà faceva l'operaio, è andato in prepensionamento molto presto perché l'azienda poi è stata conglobata in una multinazionale tedesca, e quindi mio papà è andato in pensione a pensione a 45 anni. Che culo, dico io! E mia mamma pagava la dote a rate, perché non era pensabile che una ragazza si sposasse e non avesse tutto quel patrimonio che poi potesse servirgli, qua, cioè, mi cade giù tutto, quel patrimonio che potesse servirgli per tutta la vita e probabilmente servirà anche per i miei figli. Poi qui abbiamo, questi non, ve ne faccio vedere uno, dei tovaglioli di Fiandra che hanno le cifre, io non so se si vede, probabilmente sì, guardate che meraviglia. Francesca Caccia, che era il nome della mia zia, una Fiandra meravigliosa. E io questi li utilizzo come centri, come tovagliette sul tavolo, li utilizzo anche in bagno come salviette. Poi adesso che c'è la skincare, queste asciugano il viso, sono una carezza, veramente una carezza. E se poi io penso a chi le ha fatte, a chi le ha ricamate, al sacrificio che c'è dietro tutto questo lavoro, perché la gente, almeno la mia zia, era gente povera, no? E quindi anche il sacrificio di comprare la stoffa, di comprare il filato, la passione, magari alla sera dopo una giornata di lavoro, crearsi il proprio corredo per avere una, come dire,
un'identità rispettabile, no? Per quando si sposavano, che ognuno aveva il suo corredo fatto da sé, cioè, come queste cose emozionano davvero, cioè, mi piace davvero tantissimo immaginare la storia che c'è dietro ogni articolo che c'è stato, che c'è in questo baule della nonna, no? È veramente un tesoro inestimabile che non potevo buttare via. Questa invece è una salvietta che mi sembra, non riesco a capire se è fiandra di cotone o se è veramente bellissima. Ricamata a punto croce, monocolore, usavano, guardate con le frange, qui poi c'è un bel pavone con le iniziali, queste non so di chi siano, francamente, non ne conosciamo l'origine. Ci sono le macchie che ci dicono che è molto molto vecchia, sembra quasi fatta con un telaio a mano, è bellissima. Io adesso le lascio qua perché se poi le piego anche tutte ci mettiamo veramente 6 anni. Abbiamo ancora delle salviette, queste sono veramente molto semplici, questa è sempre fiandra, lo si sente dal tessuto. Queste sono semplicissime con la loro frangia. Quando le si mette in lavatrice poi a pettinarle diventa difficoltoso. Questa è la mia preferita, quando l'ho vista, ragazzi, cioè, ma guardate la finezza del ricamo e guardate il bicolore, cioè questo ricamo fatto a due colori, un rosa e un azzurro tenue. Questa è Francesca Caccia, ecco, ve la sto facendo vedere al contrario, no, è giusta così. È una F questa, guardate che meraviglia. Stupenda, con la sua frangia ed è di una morbidezza meravigliosa. Bella, 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 bella. Poi abbiamo dei fazzolettini da taschino. Vedete, c'è l'iniziale. Abbiamo dei centrini fatti a chiacchierino che io adoro, non sono mai riuscita ad impararlo, ma sono meravigliosi. Quando ci metto, mamma mia, scusate, ma mi emoziono con voi perché è tutta una cosa stupenda. Questi sono fatti all'uncinetto. Io non amo i centrini all'uncinetto, ma questi penso siano dei sottobicchieri. Vi ricordate che c'erano almeno la mia nonna ce li aveva dei sottobicchieri in peltro e quando arrivavano gli ospiti, ma gli ospiti importanti, ci metteva il centrino per non rovinarlo e per fare comunque bella figura. Guardate che meraviglia. Ecco. Sto pensando anche che potrebbero essere bellissimi su una borsa di juta. Mi sta venendo un'idea creativa, ragazzi. E questi sono tutti uguali. Poi, questo è un centro fatto ad aghi, guardate voi. Cioè, io non ci vedrei, ma neanche. Si vede la mia faccia dietro in trasparenza. Cioè, è una cosa, mamma mia, che bravura, che arte. È meraviglioso. Questo invece è un centrino fatto a punto ombra. Lo vedete? Si vede? Sì? Ecco, a punto ombra. Anche questi magari sono un po' più colorati, ma sono così. Ok, questo è un centrino fatto sempre all'uncinetto e questo ci starebbe veramente bene su una borsa. Idea creativa. Questo è sempre un tovagliolo con Francesca Caccia. Qui abbiamo una meravigliosa salvietta di lino. E anche qua c'è un iniziale che però non riesco, non dovrebbe essere della zia perché non mi sembra che sia una FC. Con tutto questo bordo, guardate, è meraviglioso.
Poi ci sono anche degli articoli a volte un po' imbarazzanti, adesso ve li faccio, cioè quando li peschiamo ve li farò vedere. Nulla, questi sono sempre dei centrini. Qui abbiamo questo, guardate che meraviglia. Cioè tenete conto che poi mi diceva, mi raccontava la mia zia che per fare questi lavori magari riutilizzavano la stoffa delle camicie da notte che non si mettevano più, oppure delle salviette che si erano rovinate, toglievano la parte rovinata e riutilizzavano per fare dei centri o quant'altro, insomma, cioè tutto era fatto davvero anche sul risparmio, insomma. Questi, vabbè, sono dei piccoli tovagliolini da tè. Questo è un centrino rosa con un bordo all'uncinetto. Questo invece è azzurro, appunto ombra, che mi piace tantissimo. Questo, vediamo un po'. Questo invece è un centro che va benissimo sul mio Comò dell'Ottocento, sempre ereditato. Questo invece dalla mia suocera, ecco, vedete, faccio vedere il ricamo se si vede, e poi questo è rettangolare, questo è cotone al tatto, questo è un centro a intaglio, ma guardate che meraviglia. Questo mi ha detto la mia zia che è stato il suo primo lavoro e quindi questo lo tengo di ricordo. Il suo primo tentativo di ricamo. Poi questi va bene, sono sempre uguali. Qui abbiamo sempre i centri, i fazzolettini. Ok, poi vediamo. Questo che cos'è? Ecco, questo invece è come quello che vi ho fatto vedere all'inizio, sempre un portabiancheria. Vedete, questo non è stato aperto perché probabilmente la zia non lo aveva riutilizzato. È semplicissimo con un orlo a giorno molto fine, molto piccolo qui. E anche questo lo ri riutilizzerò sicuramente perché vi ho detto che questi articoli io li trovo comodissimi. Queste, cioè adesso, allora, questo è un collo. Voi ditemi la meraviglia. Guardate, questo è uno spettacolo. Vedete così? E lo si attaccava. Cioè, bellissimo. Mamma mia, che trasparenze. Questo è un portabull. Cioè, ma ci credete? F di Francesca. E questa è la mia zia. Guardate. Si vede? Sì? Ecco, questa era la portabull dell'acqua calda. Ne abbiamo una. Ne abbiamo anche altre. Poi abbiamo la seconda, eccola qua, questa un po' più colorata, con dei ricami con i fiori. Questa n'è una terza, se non ricordo male. Questo è un pizzo, scusatemi, un colletto. Cioè, io non riesco a capire come possano fare una cosa del genere. È una meraviglia. Guardate, anche questo è un pezzetto, non so, chissà a cosa servisse, o se era magari pensato da mettere come intarsio in una tenda, in una tovaglia, non lo so. Questo è un centro fatto ad aghi e questo lo faceva la sorella del marito di mia zia. E guardate la lavorazione, cioè è fatto ad aghi.
La ricordo io, la signora Paola che faceva questi lavori. Poi è bello anche ricordare, no, le persone. Questo è un centrino con tutto l'orlo a giorno punto festone. Adesso vi faccio vedere una chicca. Non sapevo neanche che ci fossero in giro ancora. Sapete che dell'età dei nostri genitori c'erano le fasce, i bambini venivano fasciati. Ebbene, questa è la fascia nel quale si avvolgevano i bambini. Allora, nella parte che è questa, dove diciamo la fascia rimaneva fuori, doveva essere bella e quindi c'era il ricamo. Poi c'era tutto il punto festone. Questa che era la parte centrale dove il bambino veniva avvolto, c'è il punto solo sotto, come vedete, e questa era la parte iniziale che veniva avvolta sul corpicino del bambino. Meravigliosa. E di queste ne abbiamo anche un'altra qua. Eccola qua, è questa? Sì, questa è un'altra fascia. E se voi vedete qui, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, qua dove metto la mia unghia, così. Ci sono degli inserti dove in base al sesso del bambino, se era una femmina si metteva il nastrino rosa o giallo e se era un maschietto si metteva il nastrino blu o azzurro, così mi ha raccontato la mia zia. L'interno è di un cotone un po' felpato in modo che tenesse caldo il bambino. E questa è sempre la parte dove andava a contatto con il corpo del bambino, quindi molto morbido, un cotone felpatino che non desse fastidio alla pelle dei bambini. Poi, queste sono le cuffiette da notte, ma guardate, per tenere i capelli a posto, guardate la meraviglia. Guardate, meraviglioso. Questa è un altro modello. Io ecco, ho in mente la mia nonna che aveva questa cuffietta quando la sera andava a letto, aveva la retina, vi ricordate che si metteva la retina e poi metteva la cuffietta per non rovinare e comunque non sporcare il cuscino. Poi, questo è sempre un portabiancheria. Mamma che meraviglia! Tanto lo dico a voi, lo dico ad alta voce, ma lo dico a voi. Questo penso, anzi no, scusate, non è un portabiancheria, questa è una federa di un cuscino. Vedete? È una federina di un cuscino, probabilmente io penso dalla ricavata da un altro lenzuolo, perché qua non è rifinita come se fosse stata fatta da nuova, insomma. Secondo me è stato un riciclo, riciclo, ecco, di un altro pezzo del corredo che però non si poteva buttare via. C'è un ricamo che è raffinatissimo. Guardate che meraviglia. Poi abbiamo un'altra boule dell'acqua calda. Questa è semplicissima, copri boule. Semplice, semplice. Poi abbiamo ancora dei centrini, ma questi ve li ho già fatti vedere. E invece questi sono dei fazzolettini che il mio zio Nevio, il marito della mia zia che mi ha regalato tutto questo, si metteva nel taschino. Lui era un uomo molto elegante, spesso vestito con la giacca e la cravatta, faceva l'impiegato in un'azienda e nel taschino della giacca portava questo fazzolettino. Questi fazzolettini, questo me lo ricordo. Guardate che meraviglia. E questo era l'altro. Cioè, mamma mia, uno spettacolo. E questi sono pizzi fatti a mano, eh. Non so come abbiano fatto a farli, ma sono pizzi fatti a mano. Poi,
questo è da aggiustare e lo aggiusterò. Non so se secondo me è un altro o è un portafazzoletti, se lo si chiude perché rimane, adesso è proprio staccato. Vedete, c'è il giallo sotto e poi si è staccato. Però penso di sì e adesso ve lo dico da secondo me perché. Perché da questa parte c'è un bordino piccolissimo di pizzo e qua invece non c'è nulla. Ah, ecco, sì, ci sono anche i bottoncini. Esatto, quindi questo è un portafazzoletti, penso, comunque un porta biancheria piccola. Io mi sono innamorata di questo, sarà un po' kitsch, ma io mi sono innamorata. Ma non è una meraviglia. Si chiude e ci si mettevano le calze di nylon. Calze di nylon una volta erano una cosa molto preziosa, eh. Io ho in mente la mia vicina di casa, quando abitavo ancora con la mia nonna, che lei faceva proprio come lavoro aggiustava le calze di nylon, quindi le rammendava. Io passavo delle ore a guardarla perché le calze non erano mica come adesso, non le si buttava mica, e le si rimagliava, le si, fino a quando proprio non erano immettibili, era così, insomma. Adesso siamo abituati a buttare tutto. Questo è un altro. Questo è un altro che è uguale a quello, quindi questo va sicuramente sul mio comò. Belli lavati e navigati. Questo è un altro, guardate, sono meravigliosi. Questo probabilmente era, penso, un grembiulino da bambina, perché va bene essere magri, ma una sottogonna di un vestitino da bambina. Qui non c'entra neanche il mio braccio. Con questo pizzettino attaccato sotto, qui abbiamo, guardate che meraviglia, cioè questa va bene anche a me, ma voi la mamma, cioè scusatemi, guardate, adesso, qui c'è da mettere i bottoni perché la zia li aveva staccati, guardate che meraviglia. Questa probabilmente era, esatto, come vi dicevo, che la zia poi sistemava, era una camicia, gli serviva un pezzo in fondo di tela e se l'è tagliato. E quindi questa io ci farò un orlo e sicuramente la userò o per stare in casa, ma chi se ne frega, io me ne vado anche in giro come canottiera per l'estate, freschissima, leggerissima ed è una meraviglia. Poi, allora. Vabbè, questi sono. È bella la stoffa, il ricamo non è nulla di che, ma sono dei porta tovaglioli. E ce ne sono due. Poi abbiamo due così e due in questo modo. Poi abbiamo questo, che è sempre un porta tovagliolo. Guardate che meraviglia, che belli. Poi, questa è una mantellina. La mia mamma e la mia nonna le avevano appese nel bagno perché poi quando si spazzolavano mettevano la lacca, sempre, adesso io farò anche ridere, però scusate. Un bolerino, vedete? E si pettinavano, si truccavano, quello che era, quindi potrei anche riutilizzarla. Però il vestito sotto non si macchiava. Poi la toglievano, la sbattevano e la rimettevano al gancio. Qui c'è un piccolo
pizzo e qui sotto è legata, c'è proprio il laccio per le maniche. E questa è una, e se non sbaglio ce n'era anche un'altra che è questa, semplicissima. Oh no, questa? Ah no, questa è una canottiera, questa però non mi va bene, devo dimagrire, ragazzi. Guardate che meraviglia. Le mettevano sotto gli abiti, eh. Oppure era una camicia. Ma questo pizzo, mamma mia. Si vede? E questa è proprio una camicia da notte o una canottiera o un sottoabito. Poi, ah, questa invece era una cuffia di quelle da notte che la mia zia ha disfatto per vedere com'era. Ed era anche questa così. Avere una finestrella piccolina e metterla come tenda, una tendina, che meraviglia. Poi, qua cosa abbiamo? Ok, sono dei mutandoni. Sono dei mutandoni che però rimangono aperti. Vedete? Qui c'è tutto il pezzo che non è cucito. Perché una volta la biancheria intima, ma una volta tantissimi anni fa, la biancheria intima non si metteva e quindi quando le donne dovevano fare i loro bisogni non è che potevano tirarsi giù i pantaloni, come si dice, le gonne, tirarsi giù, aprivano le gambe e facevano quello che dovevano fare. E io vi assicuro che so che è così, perché una zia del mio papà, che ormai è morta da tanti anni e abitava nella provincia di Domodossola, cioè nella zona di Domodossola, lei andavamo a fare le vacanze da lei, sempre io e le mie cugine, figlie di questa zia che mi ha regalato tutto questo ben di Dio. Andavamo, lei era una contadina, andavamo dalla casa principale alla casa di campagna, che era una frazione sopra il paese dove eravamo noi, no? E ogni tanto vedevamo la zia, non scandalizzatevi, ma penso che chi ha avuto degli zii o dei nonni molto anziani forse queste cose se le ricorda. Ogni tanto si abbassava, tirava su, aveva tipo, non so, una gonna nera, un vestito nero, ma di quelli veramente di una volta, e sotto aveva tipo 10 sottogonne di cotone. E abbassava, tirava su, faceva quello che doveva fare, e chi si è visto, si è visto. E sotto c'erano questi mutandoni. Perché oltre alla gonna sopra di bellezza nera che era il vestito, oltre alle sottogonne, sotto c'erano questi che le gambe non si dovevano vedere. Ah, vabbè, io ho raccontato l'aneddoto, ma guardate che meraviglia questo pizzo. Poi vediamo un po'. Ecco, questa è l'altra mantellina. Questo è un tessuto meraviglioso, non riesco a capire che tessuto sia. Non mi ricordo come si chiama. Comunque niente, anche questa così si metteva, i miei figli li mettevano per andare in maschera. Ci si pettinava, ci si truccava e poi si toglieva così il vestito sotto rimaneva pulito e fresco. Questa mi sa che tornerà in auge, come si dice. Questo è un davantino, come vedete, così lo si metteva sopra i vestiti. Ecco. Sopra magari c'era la giacca, la camicia sotto non c'era, ma si faceva bella figura perché c'erano questi davantini. Questo è molto semplice, però studiato anche molto bene, guardate, c'è, vedete che la forma è particolare? C'è un piccolo pizzo fatto all'uncinetto. Le studiavano proprio tutte.
Mamma mia. Questa è un'altra camicia da notte. Anche questa mi va bene. Grazie zia Franci, che eri bella robustona come me. Guardate che meraviglia. Questo per il caldo di lino, ma anche al mare, eh? Lo portate come copricostume. Guardate che meraviglia. Cioè, spettacolare. Bellissimo. Magari con una cintura. Olè. Vado a rispondere. Che palle. Pubblicità. Poi, questa invece è già stata fatta a canottiera. Guardate. Questa è perfetta. Arriva già questa con un bel pantalone estivo. Mi va bene. Qui ci sono dei ricami, dei trifogli. Ed è bellissima anche questa. Qui abbiamo altre camicie da notte. Qui abbiamo i vestiti per l'estate, i vestiti per stare in casa, i vestiti per uscire, per andare al mare, anche se io al mare non ci vado. Guardate i ricami. Queste sono tutte così. Sono tutte di lino. Sono bellissime. Guardate il ricamo che c'è sulla cosa. Passerò 6 anni a piegare tutto quello che c'è qua dentro. Questa invece è molto piccola, una camicia da notte molto stretta ma molto carina. E le aveva così anche la mia mamma di dote, che me le ha date anche da portare in maternità quando ho partorito, ma mi sono rifiutata di metterle. Questa, vabbè, ha tutto un ricamo con tutte delle pieghettine. Qui, non so se riesco. La manica a sbuffo. Questa non mi va bene purtroppo perché è veramente molto stretta, però è molto bella. E guardate che meraviglia, riesco ad aprirlo. Ah no, il bottone è finto. C'è un finto una finta chiusura con il polsino. Con il bottoncino, vediamo se riesco a farvelo vedere, e questo pizzo e lascio aperto, però è una chiusura finta. Qua c'ho, che caldo ragazzi. Poi abbiamo altra camicia da notte, anche questa purtroppo è stretta, però è molto carina, molto semplice, con questo ricamo sul davanti. Questa lasciamola, cominciamo a lasciare qua. Poi questa ha pure la manichina, questo è proprio un vero abitino, sempre in lino. Con lo scuollo quadrato, questa volta un piccolo pizzo, vedete? Così è lungo fino al ginocchio, ha pure la manichina. Meravigliosi. Io direi che secondo me abbiamo già passato la mezz'ora, quindi interrompo il video qui. Grazie della pazienza e continuo poi io e lo divideremo in due puntate perché sennò davvero diventa un po' troppo lungo e anche se non è noioso guardare tutti questi tesori, capisco che poi magari qualcuno insomma si annoia un pochettino. Ci salutiamo e ci vediamo nella seconda parte dello svuota baule della nonna. Ciao!